you ever. Sfida come ai vecchi tempi. Fail. Se questo video raggiunge 50.000 mi piace, are you listening? Mi tingo i capelli di grigio. Andata. Damn. E oggi ti ho preso un video, ci siamo in un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video abbastanza particolare, un video abbastanza richiesto, un video abbastanza. Oggi ragazzi siamo qui per fare il video dei miei capelli. Per quale motivo? Molti di voi in questi mesi mi hanno fatto milioni di domande sui miei capelli. Del tipo, ma non avevi i capelli ricci? Sì, ma non avevi i capelli lisci? Sì, ma i capelli, ma quello. Oggi sono qui per chiarire tutti quanti i vostri dubbi. Innanzitutto vorrei dire che io naturalmente, quindi i miei capelli naturali, sono ricci, ok? Ok. Ho fatto la permanente esattamente il settembre dell'anno scorso, quindi dal 2017. Per me è quasi un anno che ho questa permanente, che è permanente, cioè, in realtà la tipa mi aveva detto che duravano 3 mesi, in realtà adesso sono passati tipo 9 mesi, però ok. Oggi sono qui perché molti di voi mi hanno chiesto in direct, perché sì, seguitemi sul mio profilo Instagram ragazzi, perché lì vi aggiorno ogni santa seconda della mia vita su quello che faccio. Mi hanno chiesto, come fai intanto Silvia a tornare liscia, intanto a tornare riccia? Allora, io adesso i capelli li ho semi lisci, ok? Quindi per averli proprio lisci come una persona che è nata con i capelli lisci. Quante volte ho detto lisci in 3 secondi? Devo passare la piastra e il phon ovviamente, perché sennò diventa un cespuglio e vabbè, sono un po' brutti. Invece per i capelli ricci che andrò a realizzare in questo video, andrò semplicemente a lavarli. Poi farò delle treccine, li legherò con dei ciuccetti, non so come si chiamano, e li terrò così per tutta la notte. Poi domani, vabbè domani mattina, andremo a sciogliere insieme queste treccine per farvi vedere il risultato finale. E questo è un modo per avere i capelli ricci senza fare 8 milioni di cose con le piastre oppure andare dal parrucchiere, in un modo semplice e in modo genuino. Non so perché ho detto genuino, però suona bene. Semplicemente andremo a fare queste treccine che sono all'incirca di questo spessore, e domani mattina andremo a sciogliere e vedete i miei capelli come diventeranno magicamente fantastici. Non posso fare così perché ho la coda, però immaginate. Adesso mi aspettate qui, vado a farmi la doccia, poi torno perché non so come dirlo. Non potrei fare una ripresa sotto la doccia perché uno, non sarebbe proprio il caso. Due, YouTube, addio canale. So che molti di voi stanno sperando in questa cosa, però mi dovete tenere qua ancora per un pochino di tempo. Poi prima o poi, raga, mi cacceranno via perché non mi reggo nemmeno io più. Tagliamo corto, adesso vado a farmi la doccia. Poi ci vediamo dopo, quando mi metterò a fare le treccine insieme alla mia compagna, nonché parrucchiera spettacolare, mia mamma. Noi però, grazie alla magia dell'editing, volevo dire grazie a me che sono una maga, ci vedremo tra esattamente 3 secondi. 1, 2, 3. Eccoci qua, appena docciati, yeah! In questo video c'è la mia parrucchiera preferita. Ma ciao! Allora, vai mamma, illustraci come far diventare i capelli ricci. Appunto dobbiamo lasciarli bagnati i capelli. Quindi non li asciugate, mi raccomando. Per chi ha capelli molto fini. Molti fini. Per chi ha capelli molto fini, suggerirei di mettere un po' della schiuma per i capelli, fare le treccioline. Io quando ero più piccolina vedevo tutte quante le mie compagne delle elementari e delle medie farsi le trecce, e io con i miei capelli ricci non ho mai imparato, né mi sono mai fatta una treccia. Quindi adesso, quasi 16 anni di vita, perché il 24 agosto è il mio compleanno, mi raccomando ricordatevelo tutti, andatemi a fare gli auguri su Instagram il 24 agosto, non adesso perché porta sfiga. In più nessuno me le faceva, perché ogni tanto qualcuno ci provava, io facevo no, poi vengono i nodi, vuoi vedere come faccio dopo? Perché voi dovete sapere che tanto tempo fa una gomma cadde dal cielo e si piantò nella mia testolina e dovetti tagliare quella ciocca di capelli, veramente esperienza orribile. Deve essere di circa di 1 centimetro. Sì, praticamente una trecciolina piccolina. E alla fine di questo video, ragazzi, diventerò Gali. Raga, voi non potete capire quanto ci mette mia mamma, quanto impegno ci mette a farmi ogni santa cielo di treccia. Mamma mia, se ci metti tantissima pazienza, che io non ho. Mamma mia. Essendo che tutti i miei video, ad esempio, finalmente riccia, mi liscio i capelli, mi tingo di rosa, mi sono lisciata e tinta i capelli di blu, hanno superato tutti quasi le 720.000 video. Sfida come ai vecchi tempi. Se questo video raggiunge 50.000 mi piace, mi tingo i capelli di grigio. Andata. Avete spaccato quei video, l'avete proprio sfondati. Veramente pazzesco, grandissimi, veramente mitici. Per vedere i vecchi video dove facevo le sfide malate, cliccate qui o qui. Oddio raga, sapete qual è? Una cosa che tutti gli youtuber sbagliano, non riescono a capire dove si mette la i. Non capisco se il video è effetto specchio, cioè faccio video da 4 anni e ancora non lo capisco.
Vabbè, dai, o qui cliccate, andatevi a vedere i vecchi video che facevo, dove facevo pazzie con i miei capelli, poverini, li ho distrutti. Mentre dormi stasera, sai che faccio? Sto. Perché non me l'hai fatta fino a giù la tricciolina? Ma voi a casa aiutate le vostre mamme con le faccende? Oppure le vostre mamme vi costringono a lavare i piatti o a risettare la vostra stanza? Io sì, comunque, facciamo una cosa. In questo momento non è mezza di notte, voglio mettere una storia sul mio profilo Instagram, che dovete andarmi tutti quanti a seguire subito. Metterò una storia chiedendomi alcune domande da fare, perché adesso hanno aggiunto quella funzione di fare domandini. Fatemi qualche domanda notturna. Cuoricino, mi state facendo un pochino di domande. Quindi adesso andiamo a leggere qualcosa. Canzone preferita del momento? So Much More Than This. Non mi ricordo il nome della cantante, però è veramente bella come canzone, quindi ascoltatela. Se ti nasce un neonato, mi consigli qualcosa da guardare su Netflix? Orange is the New Black. Cari, spettacolare. Ditemi qui sotto nei commenti in questo momento quanti di voi stanno aspettando la nuova stagione, che dovrebbe uscire, se non erro, il 17 di questo mese. Cioè, raga, ditemi in quanti l'avete vista, perché io la amo, l'ho visto due volte tutta. Mamma mia, raga, due volte, sono matta. Bisogna essere dei pazzi furiosi. Come ti è venuta in mente l'idea di aprire un canale YouTube? Per rispondere alle vostre domande, mi raccomando, acquistate Le due facce della medaglia, il mio fantastico libro, uscito l'8 marzo, dove racconto tutta la storia del mio canale. Non so perché ho fatto così. How you doing? Le treccine. Baby, sto diventando Gali. Sei bellissima. Grazie. Mamma, secondo te sono bella? Sì. Mamma mia, mamma, quante cavolate mi racconti. Non è vero, 9 mesi mica sono state senza fa niente. Tutta la bellezza l'hai presa da me. E si sveglia tutta la notte di solito. Tutte le notti. Mia mamma mi odia per questo. Tutte le notti. Tu sei sveglia, che mi tieni sveglia a me. Sei fiera di quello che sei riuscita a fare? Ovviamente. Io sono fierissima di tutto quello che sono riuscita a costruire in 4 anni. Sono così contenta di sapere veramente che ci sono persone che in qualsiasi momento della mia vita, basta una storia o un post o una live o cose così, io dica ad esempio: ragazzi, mi serve un pochino che mi tirate su di morale. Cioè, sapere che ci sono persone che mi aiuterebbero in qualsiasi momento della mia vita è spettacolare. Quindi veramente grazie di cuore per questa cosa, perché siete magnifici. Io non dimostro mai l'affetto a nessuno, e mia mamma lo sa, però io voglio un sacco bene a tutte le persone che mi seguono. Ci tengo tantissimo al canale, ci tengo tantissimo in ogni video che faccio. Veramente, ragazzi, io sono una di quelle persone che se non vuole fare un video non lo fa, perché non mi sento mai obbligato a cose così. Però ci siete voi che comunque in qualche modo mi motivate a continuare a fare video, a portare avanti questo canale. Quindi comunque veramente vi devo tutto, perché è specialmente grazie a voi se in questo momento sono ancora qui. Io sarò qui, e sarò qui ancora per molto tempo. Perché non vai a dormire? Comunque oggi è il mio compleanno. Auguri Ebenemervacici. Un bacio. Team pesca o team limone? Limone. Adesso si creerà una guerra qui sotto, già lo so. Dove sei nata? È Roma. Questo è diventato un Q&A. Mentre faccio le treccine. Quanto ti piace essere una youtuber famosa? Da 1 a 200? 203. Quel famosa mi stende. Come vorresti chiamare i tuoi figli, sia maschi che femmine? Allora, uno lo chiamerei Alicia. E l'altro? Alicia, brava mamma. Ti piace il tuo nome o vorresti cambiarlo? Allora, tutti mi chiamano Sivi, tutti. E quando qualcuno mi chiama Silvia mi fa così strano, io ve lo giuro. Mi fa stranissimo. Tipo, ci sono alcune persone quando mi chiamano Silvia, io sono molto triggered, perché è così strano sentire il mio nome. Cioè, hai capito? È stranissimo, perché tutti mi chiamano Sivi. Non c'è un amico che mi chiama Silvia, se non 2 o 3. E sono proprio quei 2 o 3 che ogni volta che mi chiamano Silvia io tipo: ti prego, chiamami Sivi, ti prego. Ma tu preferisci che ti chiamano Silvia o Sivi? Ma io preferisco Silvia, però Sivi ormai è il mio nome d'arte, il mio nome secondario. Posso farti anche una domanda da fan, Vai. Ma quanti soprannomi ti ho messo io? Mamma mia. Di un po'. Sissinca. Mimmi, Silvia. Quanto mi dà fastidio, raga, quando mamma mi sveglia con questa voce. Silvia. Mi dà proprio fastidio, mamma, te lo giuro, mi dà troppo fastidio. Sì, perché non so, vengono, ti tirano giù a coperte, ti danno calcio al culo, no. Non è una domanda, ti voglio tanto bene e spero di incontrarti un giorno. Guardo sempre i tuoi video, sei fantastica. Grazie mille. Grazie veramente. Bacio. Grazie. È maschio? Sì, è un ragazzo. Perché è nato 00.00? Allora, questa cosa è nata sul mio profilo Instagram. Ecco perché dovete seguirmi. Mannaggia. Perché quando scatta la mezzanotte, automaticamente scatta anche il giorno dopo. Quindi quel mezzanotte sarebbe a significare il primo pensiero della giornata, perché appunto scatta il giorno seguente e in quel momento io metto la storia che poi siete il mio primo pensiero.
che amica fantastica che sono. Perché ridi? Civi è un nome che ti sei inventata quel lontano 15-12. Madonna, raga, vi ricordate anche quando mi sono iscritta a YouTube? Mentre creavi il canale o già ti chiamavano così? Il nome me l'ha dato una mia compagna, no, una mia compagna, la sorella della mia compagna di classe delle elementari, che non so perché mi chiamava Civi. Allora da lì, niente, mi sono cominciata a chiamare Silvia. Adesso tutti mi chiamano Silvia perché nessuno mi chiama Silvia. Io preferirei che qualcuno mi chiamasse anche Silvia. Peccato che ogni volta che mi chiamano Silvia mi triggero malissimo, quindi non so manco io quello che voglio. Quanti capelli hai? 3. Perché poi del web mi date più sorrisi che chi vedo di presenza? Oddio, questa è una domanda spettacolare. C'era una frase, c'è tuttora una frase Tumblr bellissima, che quando tu sei dall'altra parte dello schermo e sorridi, quello è il sorriso più spontaneo che una persona possa mai fare, perché davanti a te non c'è niente, nonché uno schermo, e nessuno ti vede attraverso lo schermo. Quindi i sorrisi più spontanei, più belli, sono quelli che si fanno dietro uno schermo mentre guardi un video e cose così. Innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti i ragazzi che mi hanno fatto le domande su Instagram. Io volevo informarvi che ci vediamo tra poco, perché qui ci vogliono altri 47 minuti di lavori. Quindi noi ci vediamo dopo, o domani, o dopodomani, o dopo. No dai, ci vediamo dopo. Un bacio e grazie ancora per tutte quante le domande che mi avete fatto su Instagram. Veramente stracarini, i ragazzi mi hanno fatto i complimenti. Adesso vado a leggere qualcosina e niente, grazie ancora per le domande. Nulla, vi voglio bene. Ci tenevo a farvelo sapere, anche se ripeto, io non sono una persona che è esterna i propri sentimenti, però sappiate che vi voglio veramente bene. Mia mamma lo sa e ci tengo veramente tantissimo a questo canale, a tutte le persone che mi sono vicine, tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che mi supportano. Detto questo, niente, finisco di fare la parte della dolce che non mi riesce molto bene perché ho il cuore di ghiaccio. Detto questo, vi mando un bacio e ci vediamo dopo. Ciao, 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 ciao. In questo momento sono più orribili di te. Sono più orribili del sole. Ho finito di fare tutte le trascine. Yes. Adesso sono gali al 500 milioni per cento. Noi ci vediamo esattamente domani mattina, perché le treccine devono rimanere così tutta la notte, che domani vengono dei capelli piripiripiri. Detto questo, vi mando la buonanotte. Sono le 2:02, ho sonno. E ci becchiamo domani mattina con i capelli belli ricci. Noi ci vediamo fra 3, 2, 1. Buonanotte. Buongiorno. Quanto è passato? Una notte intera. Una notte intera. Siamo qui oggi per sciogliere le treccine e vedere appunto il risultato finale. Wow. Oh, voilà voilà. Guarda che belli. Sono molto boccolosi, molto belli, gestibili. Bellissimi, fighe. Molto belli. Ragazzi, questo era il mio piccolo modo per i capelli ricci, per avere dei capelli ricci. Questo modo lo potete utilizzare anche se siete lisci. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale trucco usate voi persone con i capelli lisci per avere i capelli ricci, senza usare piastre e senza usare forno. Fatemi sapere qualche trucchetto, così dopo sperimenterò un pochino sui miei capelli. Detto questo, io vi ripeto la nostra sfida, che se questo video raggiunge 50.000 mi piace, mi tingerò i capelli di grigio. Sfida vecchio stile, che vi piacciono molto, lo so. Detto questo, io vi auguro buon proseguimento della giornata. Mi raccomando, se volete, seguite su tutti quanti i miei social network, link è sotto in descrizione. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao, è stato un piacere. Pa, 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 pa.